Ciao a tutti ragazzi, io sono Alfred per Ultimate Team FIFA Italia e oggi sono qui a portarvi la player review di Antoine Griezmann versione FIFA, ovvero Fourth in Form, quarta versione IF per lui, giocatore che sta disputando un'annata strepitosa col suo Atletico Madrid e che si presenta con questa versione appunto di 88 di overall che diciamo segue un po' quella che è stata la linea di tutte le sue quattro versioni precedenti, perché è un giocatore assurdo, giocatore fenomenale di un altro pianeta, come poi andrò a elencare più nel dettaglio tra un attimo, e che ha delle caratteristiche già sulla carta che fanno pensare ovviamente a un top player. 90 di velocità, 91 di dribbling, 91 tiro, 87 di passaggio, 77 anche di fisico, giusto per non guastare, la scena, diciamo. Un giocatore che può essere usato come prima punta, in un attacco a due, magari a destra perché così rientra sul suo piede che è il sinistro, in un attacco singolo, magari come falso 9 perché lì può lanciare pure le ali con il suo ottimo passaggio, oppure lo azzarderei COC, però per 500.000 crediti mi sembra abbastanza sprecato. Comunque, andando ad analizzarlo più nel dettaglio, partiamo dalla velocità unita magari al dribbling, 90 e 91 come ho detto i valori rispettivi, che sono valori secondo me un po' bugiardi perché? Perché ci sono dei giocatori con caratteristiche più alte di questa che personalmente sono più lenti e dribblano peggio. Sono immeritatissimi questi valori, o meglio, meriterebbe molto molto di più, perché quando prende palla, aiutato anche ovviamente dall'agilità che è di 96 e dal dribbling puro che è di 93, col controllo palla di 88, riesce a mettere tutta la sua accelerazione di 91 e anche la velocità scatto di 88 per superare praticamente chiunque. Generalmente in questo gioco, soprattutto per superare in velocità gli avversari, bisogna allungarsi la palla. Nel suo caso non ho trovato il bisogno, semplicemente basta correre diritto per diritto, un po' come accadeva nei vecchi FIFA, se ricordate, i giocatori rimangono dietro, gli da 2 o 3 metri ogni pochi secondi e davvero è qualcosa di assurdo la velocità. Così come il dribbling. Infatti, se pur non dovesse riuscire a superarli così facilmente in velocità, magari che so a fine partita dove Griezmann è più stanco, basta fermarsi, provare a dribblarli e col controllo palla e con le skill, le cui stelle sono 4, e sarà superato 9 volte su 10, forse anche qualcosa in più. Non mi è capitato di trovare forse giocatori fortissimi in difesa, ma per quelle poche volte che ho trovato i vari Thiago Silva, i vari Boateng, che comunque, anche se non sei bravo a giocare, basta che stai fermo, ti rubano palla in un gioco come questo, Griezmann riusciva a mandarli al bar molto molto facilmente. Per quanto riguarda invece il tiro, caratteristica principale per lui, abbiamo, come ho detto, un 91 sulla carta, con i valori di 95 di finalizzazione e 97 di posizionamento. Inoltre, 88 di potenza tiro e tre valori del passaggio, un 94. Di effetto, il suo tiro è praticamente sempre fantastico. L'unica pecca, se proprio dobbiamo trovarne una, ma sì, assolutamente non è un pro, perché comunque scusate, non è un contro, perché comunque ne insacca 9 su 10, è il tiro di destro. Forse non è il massimo, nonostante le tre stelle piede debole, però insomma, oltre al fatto che, come ho detto, ne segna 9 su 10, ha una facilità di movimento, un'agilità tale che si può rientrare sul sinistro praticamente da qualsiasi posizione, in qualsiasi condizione. Come dicevo, segna praticamente sempre, non sbaglia quasi mai e ha anche un ottimo long shot e una potenza tiro. I tiri a giro sono quelli che entrano sempre, sia da dentro che da fuori area, e è un giocatore comunque appunto che non sbaglia mai nessun tiro e niente, secondo me già da adesso ve lo dico, vale assolutamente quanto costa, ovvero 500.000 crediti su PlayStation. Per quanto riguarda invece le ultime due statistiche magari importanti che citiamo insieme, sono il passaggio di 87 e il fisico di 77. Per quanto riguarda il passaggio, come ho detto già all'inizio, diciamo in quell'appendice al possibile ruolo, il passaggio è ottimo, 87 di passaggio corto, 84 di lunghi con 83 di visione, 92 di cross, che lo fanno anche teoricamente un'ala perfetta, però magari può essere per questo usato come COC esterno, però insomma secondo me
personalmente al massimo può essere usato da AT per lanciare le ali. Per quanto riguarda invece il fisico, e chiudiamo, la forza fisica è di 70, forse non sarà il massimo, ma sicuramente non è poco, e inoltre troviamo un 84 di stamina. Questo devo dire che è veritiero, non lo inserisco tra i pro, però è un valore davvero ottimo, non si stanca praticamente mai. Quindi andiamo a replicare pro e contro di Griezmann versione FIF. Tra i pro ho inserito la velocità, il dribbling, il tiro, il passaggio e le 4 stelle skill, mentre tra i contro ovviamente non c'è nulla. Il voto finale che gli do è un 10, vorrei dare di più ma purtroppo non si può. Un giocatore che vi consiglio assolutamente, uno dei pochi che in questo gioco vale il prezzo e secondo me è un giocatore che deve essere usato sempre e comunque nelle squadre top, perché vi fa vincere la partita da solo. Non ho altri modi per descriverlo. Voi gli date palla, fate un po' tutte le magie che volete. Potrebbe anche essere considerato un chip Messi, un chip Neymar, Totti addirittura. Messi sempre Totti si intende, e chip insomma sempre 500.000 costa. Però ecco, compratelo, non ve ne pentirete assolutamente. Quindi il video è finito, spero vi sia piaciuto. Qui era Alfred, alla prossima. Ciao a tutti.